Abbiamo appena visto nel video precedente che c'è un rinnovato interesse verso la scuola austriaca di economia a causa dei fallimenti delle teorie economiche mainstream. Andiamo quindi a vedere che cosa propone questo libro che si chiama proprio Riscoprire la scuola austriaca di economia di Piombini e Gagliano. Torniamo quindi sul sito della libreria del Ponte di Bologna, che è la libreria gestita proprio da uno dei due autori del libro, da Guglielmo Piombini. E leggiamo la recensione di questo libro, Riscoprire la scuola austriaca di economia. È un libro che si legge benissimo, si fa apprezzare per l'agilità e la chiarezza. Il sottotitolo, La sfida di Mises, Hayek e Rothbard a Marx e Keynes, sintetizza bene quanto gli economisti austriaci siano irriducibili avversari del socialismo e del collettivismo, e quindi, in una parola, dell'intervento della pianificazione statale. Il libro si articola in cinque saggi. I primi due li ha scritti Gagliano, dedicandoli a Mises e Hayek. Nel primo saggio, Giuseppe Gagliano analizza l'opera di Ludwig von Mises e i fondamenti della sua concezione politica liberale, cioè la proprietà, la libertà, la democrazia e la tolleranza, così come descritta da Mises nella sua opera Liberalismo. Nel secondo saggio, Giuseppe Gagliano invece analizza l'opera di Hayek, La via verso la schiavitù, la dura critica dei regimi totalitari e il recupero del valore dell'individualismo, che non è soltanto banalmente il mero attaccamento ai propri interessi, ma il rispetto dell'uomo singolo, il riconoscimento delle sue idee, dei suoi gusti come valori supremi e il fatto che sia desiderabile che gli uomini sviluppino i loro talenti e le loro inclinazioni individuali. Gli altri tre saggi sono scritti da Guglielmo Piombini e analizzano i risultati positivi dell'austroliberalismo, cioè l'economia austriaca, confrontandoli con gli insuccessi degli avversari storici, cioè del socialismo e dell'interventismo statale di tipo keynesiano. Infatti, questi saggi portano il titolo Scuola austriaca contro socialismo, i successi della scuola austriaca, i fallimenti keynesiani. Piombini spiega come le teorie della scuola economica austriaca siano riuscite ad anticipare e a spiegare le cause delle recenti crisi finanziarie molto meglio dei dominanti modelli neoclassici. In particolare è importante questo concetto, l'impossibilità del calcolo economico nel socialismo. Senza un libero mercato, senza prezzi di mercato, è impossibile la pianificazione centralizzata. Ecco perché i regimi comunisti hanno sempre avuto enormi difficoltà a gestire l'economia e per farlo si affidavano al sistema dei prezzi che emergevano invece nei mercati occidentali, nei mercati capitalisti. E questa è una degli artifici che ha permesso ai regimi comunisti di non crollare immediatamente, ma di protrarsi addirittura, nel caso dell'Unione Sovietica, per 70 anni. Piombini quindi analizza i fallimenti keynesiani, per esempio la crisi del 29 che non fu prevista dallo stesso Keynes, ma anche la stagflazione degli anni 70, secondo fallimento delle idee keynesiane. Riscoprire la scuola austriaca di economia è un libro veramente consigliatissimo, assolutamente da leggere.